Valorizzare il patrimonio culturale ed umanistico di Napoli attraverso il cinema è questo l'obiettivo del progetto Diario Napoletano Appunti di Viaggio dentro la storia di Napoli, promosso nelle aule del liceo classico Umberto I. L'iniziativa vuole migliorare l'offerta formativa della scuola a partire dalla costituzione di un polo di sviluppo di cultura cinematografica, un approccio interdisciplinare e interculturale che aiuta professori e studenti a comprendere la realtà contemporanea, lo ha detto la professoressa Sabrina Innocenti, referente del progetto. Noi tenteremo in qualche modo, dopo aver esaminato tutti i contenuti possibili a partire dal film Diario Napoletano, di scrivere il nostro racconto, un racconto che scriveranno appunto i ragazzi con la guida dei nostri esperti, registi e documentaristi, affinché si possa in qualche modo interpretare la Napoli di oggi e le sue infinite possibilità. I diversi moduli saranno condotti da agenzie ed enti di formazione professionale che guideranno gli insegnanti verso le nuove tecniche didattiche. Sentiamo Susanna Ravelli dell'agenzia formativa AFOLMET. Le due esperienze che noi portiamo all'interno di questo progetto: da un lato tutta la parte di teoria del cinema, tutta la parte di orientamento alle professioni del cinema, perché questi ragazzi devono imparare a sognare e a sperimentare, che per noi è fondamentale, e dall'altra parte invece tutta la parte di innovazione che entra a piene mani nel cinema e soprattutto entra con una modalità molto attuale, che è quella della community. Il cast è una community, imparare a lavorare in team. Il progetto vede anche la collaborazione della società di produzione cinematografica napoletana Cinema Fiction, di cui abbiamo sentito il responsabile Armando Ciotola. La nostra partecipazione in questo progetto è una duplice partecipazione dal punto di vista didattico e produttivo, perché ci occuperemo appunto del Cine Hackathon, che sarà un momento, una 24 ore dedicata appunto all'analisi del film Diario Napoletano e quindi appunto alla creazione di questo nuovo documentario breve che parte appunto da questa idea: raccontare la città, raccontare il momento in cui si trova questa città.